Long Tonight, inizia il weekendone sia di Radio Roma che anche dei nostri ascoltatori, perché da questa sera si ricomincia ad uscire. Si baila, nonostante il Green Pass rinforzato adesso. Pure questo, sembra una barzelletta ogni settimana. Come direbbe una mia amica, che ansia. Abbiamo in collegamento Elio Alaia, come stai Elio? Ciao a tutti ragazzi, tutto bene? Benvenuto, il piacere è tutto nostro. Stiamo aspettando che si colleghi anche Aurelio, però nel frattempo cominciamo. Prego, dai, Tony. Ci siamo allora. Alaia e Gallo è un duo di DJ napoletani che ha saputo imporre un proprio marchio musicale in brevissimo tempo. La loro irruzione nella scena mondiale è avvenuta nel 2013 con la hit Beat or Drum, che ha raggiunto la vetta della classifica house di Beatport ed è entrata di diritto nella playlist di numerosi top DJs. Da quel momento la crescita è stata inarrestabile e le loro produzioni pubblicate da etichette di rilevanza mondiale quali Defected, Glasgow Underground, Armada, hanno il supporto di vere e proprie star tra cui Clapton, Marco Carola, Todd Terry, Roger Sanchez e Bob Sinclair. Lo stile musicale che caratterizza sia i DJ set che la discografia è fondata sull'house music nel senso più ampio del termine, spaziando da sonorità elettroniche ad altre più calde, che si traduce in un sound che loro stessi amano definire feel good, in grado sia di generare sensazioni positive in qualsiasi tipo di contesto. Ladies and gentlemen, questo pomeriggio su Radio Roma, per l'anteprima di Radio Roma by Night, Alaia e Gallo. Benvenuti! Ciao a tutti ragazzi. Ciao Elio, benvenuti su Radio Roma, benvenuti con Sarallo Famosi, grandi. Allora cominciamo subito, come nasce questo duo Elio? Ci racconti un po' le origini. Allora, fondamentalmente è nato tantissimo tempo fa, perché eravamo entrambi DJ in una piccola radio locale della provincia napoletana e sia io che Aurelio ci stimavamo a vicenda per le selezioni musicali che facevamo. Sì. Io gli facevo un mare di complimenti per la musica che passava e lui altrettanto. Poi ci siamo persi un po' di vista perché lui ha iniziato a lavorare per una grossa emittente radiofonica a livello nazionale, mentre io ho iniziato più il circuito del clubbing napoletano. Sì. Ci siamo incontrati dopo circa, penso, 10 anni. E proprio prendendo un caffè abbiamo deciso: perché non uniamo le forze e proviamo a fare qualcosa? Quindi è una storia molto semplice. Ed è stato sicuramente un bel incontro. E invece, sì, per quanto riguarda la scena house napoletana, che tutti sappiamo che è la capitale italiana dell'house music, Napoli, quanto ha influenzato sulla vostra crescita artistica e lo stare a Napoli, ecco? Beh, sicuramente ci ha influenzato molto, anche perché, come hai detto tu, è una delle capitali dell'house music italiana. Noi siamo cresciuti respirando l'aria delle feste organizzate dagli Angels of Love, quindi abbiamo respirato l'aria dei Masters at Work, dei vari Roger Sanchez, Deep Dish. Eccoli, infatti Deep Dish si sente nella vostra influenza musicale con queste sperimentazioni tantissimo più elettroniche, assolutamente vero, certo. Scusami l'interruzione. Sì. No, figurati, siamo cresciuti con queste sonorità e quindi queste sonorità hanno plasmato i nostri gusti. Infatti ti dico che abbiamo sofferto tantissimo nel periodo dell'EDM che ci ha veramente ammazzati. Ti capiamo. È finito. È entrata la trap. Sì, vabbè, ma l'house c'è sempre, non passa mai di moda. L'house cara a noi, ma molto chiara alla nostra. Anche a me, ahimè. Lori. C'è allora, anche una domanda da parte della nostra te la Lori. La faccio io ora, Elio. Allora, raccontaci quando vi siete resi conto che si iniziava a fare sul serio. Quando il progetto cominciava proprio a prendere forma. E... Allora, fondamentalmente abbiamo iniziato come tanti, della serie accendiamo il computer e proviamo a vedere se esce fuori qualcosa e dopo un anno abbiamo tirato fuori, proprio per gioco, Beat of the Drum, che è diventata la numero uno mondiale su Beatport. Bellissimo. È stato un disco fatto in 2 giorni. Bello, nella sua semplicità è fantastico. Sì. Comunque allora, quelli sono i dischi migliori, quelli che fai in un attimo, perché poi quando ci metti un anno... No, guarda, solitamente io con il mio socio mi dico sempre che le nostre cose migliori sono nate in 3 giorni, 2 o 3 giorni massimo. Dopodiché la traccia magari viene bene, ma non benissimo. Certo. Vabbè. E invece, comunque, sì, dimmi. Raccontaci invece qual è stata la collaborazione artistica, visto che ne avete avute tantissime, eppure di grande caratura. Qual è stata quella che vi ha regalato più emozioni proprio con la musica, perché poi sappiamo che sinergia si viene a creare in studio e con questi grandi artisti, quindi chi è l'artista che vi ha particolarmente emozionato?
Io posso darti due nomi. Uno, in ordine di tempo, è stato Todd Terry, perché chiaramente fare una collaborazione con un pilastro dell'house music per noi che eravamo fondamentalmente ancora in rampa di lancio è stato davvero emozionante. E secondo, Michelle Weeks, con cui abbiamo fatto due singoli nell'ultimo anno, che ovviamente tutti gli amanti dell'house non possono non conoscere. Uno dei dischi che ha segnato la mia carriera artistica nei club è stato The Light. Bello, bello, bello. Esatto, quindi chiaramente avere la fortuna di collaborare con un artista del genere è sicuramente stato qualcosa di veramente eccitante ed emozionante. E invece chi è in cantiere? Ci sta qualcuno in cantiere che sta per arrivare? Lo possiamo svelare? Spoiler, spoiler. Cagazzi, guarda, ti posso dire che abbiamo due cose in cantiere con un'altra voce che è stata molto importante nel panorama della musica house, che è Tara McDonald. Molto bravo. Scusate se è poco, ragazzi. Sì. Ma Aurelio, abbiamo... Aurelio, io lo vedo collegato, però. Aurelio, se ci senti, batti un colpo, perché io sembra che lo vedo collegato, ma è come se non lo riusciamo a vedere. Non so come. C'è, ma non si vede. Grande. No, ciao, ma c'è Aurelio. La foto profilo. C'è la foto, è solo profilo. La foto profilo. Lele, hai bisogno di un paio d'occhiali. Sì. E non solo. No, alla foto profilo, perché lì viene bene, capito? Senti, Elio, noi stiamo facendo una domanda. Noi abbiamo un angolo che si chiama I segreti della notte. Il venerdì parliamo di tutte le cose che succedono quando cala la luna. L'imbrunire. Allora, la domanda che stiamo facendo ai nostri ascoltatori è quella figuraccia che abbiamo fatto di notte. Ne abbiamo raccontate alcune, io e Lori, che abbiamo vissuto anche noi 20 anni la notte. E sono io non ne ho 40, no? Perché sembra che abbiamo vissuto. Però è iniziato davvero da piccola. Sì. C'è una. Vabbè, però ecco, magari l'esperienza ti porta ad avere 40 anni anche te. Sì, sicuramente sì, di testa sicuramente. Ad esempio, non so, io sono stato 4 ore a parlare con una persona che pensavo fosse un'altra e me ne sono accorto dopo 4 ore. Lei, per esempio, non riconosceva questa persona, che era una persona con cui aveva inciuciato. Si può dire. Certo, bella, che si può dire, scusa. E dopo una sera intera a parlare. Io non devo vergognarmi, alla fine siamo stati tutti giovani, sono ancora giovane. Quindi posso ancora fare qualsiasi cosa. Una figuraccia che ti è successa, c'è stata in questi anni della notte del club. Ce ne dici una, così, senza andare nel troppo nello specifico, però ci farebbe piacere. Vabbè, guarda, questo è un classico che forse è capitato anche ad altri DJ. Quando arrivi tu tutto in pompa magna, che devi fare, diciamo, tra virgolette, la guest, c'è la chiavetta che sta suonando prima, e tu per sbaglio levi la chiavetta del disco che sta suonando. Vero, no. Questo è sì, perché in poi si blocca tutto. Quel silenzio imbarazzato. Sì, questo è successo tantissime volte. Bello. Tony, sì, tu, sì, Tony? Sì, sì. Io ce n'ho una gossipara, perché una sera arrivai in console e odio quando trovo delle persone in console a bere giusto per fare i fighetti, no? E chiamo la sicurezza e caccio via. Esagerato! Sì, sempre. Ma chi sei, Lori? No, so proprio strano. Vabbè, perché Lori fa così. Comunque, io faccio così. Caccio via sto bravo ragazzo, cioè lo faccio cacciare via con i dovuti modi, ovviamente. E poi mi viene, siccome suonava ad una festa, un party con calciatori del Napoli in particolare, e mi viene questo, mi dice: "Oh, ma che mi hai cacciato a Cavani alla Coppa Console?" No! Era Cavani! Sì, no. Perché io non sono un grosso amante del calcio, però avevo cacciato il Matador dalla console. Beh, Cavani è uno dei più grandi giocatori, ragazzi, che il Napoli ha avuto, tra l'altro. Mi è successo. Vabbè, dai. Ma magari anche per sentito dire, Cavani lo conosci. Voglio dire, no, è appena arrivato, un po' così, dai, però va bene. Dai, senti, Elio, così. Noi siamo Radio Roma e facciamo questa domanda a tutti i nostri ospiti. C'è qualcosa che ti lega a Roma? Una cosa in particolare, magari, non so, un'amicizia, un posto, una serata a cui hai partecipato, qualsiasi cosa, se dovessi sceglierne una. Guarda, io ho tanti amici a Roma, però una cosa che mi ha sempre legato alla capitale è il fatto che io fino a qualche tempo fa avevo la tradizione di venire a Roma per respirare l'aria dello shopping prenatalizio. Bello. Per me l'atmosfera era magica. Hai capito? Conto di tornarci quest'anno, perché l'anno scorso non si poteva. È vero, dai, è vero. Beh, se torni, quindi, se torni ti aspetti. Bravo. Noi ti aspettiamo con molto piacere qui negli studi di Radio Roma. Sarebbe un vero piacere. Peccato che non siamo riusciti a collegarci con Aurelio, però magari non mancherà occasione. Sicuramente. Prossimi appuntamenti vostri, sia live che con produzioni, se ci vuoi
non so, allora, aggiornare abbiamo, con... Vai. Abbiamo un'uscita sull'etichetta Milk and Sugar a inizio dicembre, poi abbiamo dei remix che stanno venendo fuori per, sempre per gli stessi Milk and Sugar e per Roger Sanchez. Che arriveranno a inizio anno. Hai capito, ragazzi, hai capito. Complimenti, ragazzi. Quando saranno su Radio Roma by Night? E questa sera li ascolteremo dall'una di notte su Tendenza Radio Show, e a seguire ci sarà Luca Guerrieri, mentre domani sera avremo Tony Cortese, ovviamente il padron di casa, e a seguire un back to back Carl Cox, Mark Knight, domenica sera Lui Vega e Marco Polo Cesare. Quindi grande console d'eccezione apriranno appunto stasera Alaia e Gallo. Grazie ragazzi. Grazie per essere stati grazie con noi. Salutiamo anche Aurelio e salutiamo Elio Alaia. Buona giornata. Ciao a tutti. Ciao, 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 grazie. Grazie. Noi andiamo avanti, a tra poco.